Punto di partenza è proprio quello per cui noi che ci troviamo questa sera per parlare di filosofia, di presente, per ragionare come sempre fa la filosofia sulla realtà, cioè sul tempo storico che viviamo, lo dobbiamo fare in una forma quasi semiclandestina, in una forma privata. Questa è una novitas nella nostra storia più recente, perché voi sapete che attualmente chi non ha la tessera di partito, quella che io chiamo l'infame tessera verde, rifiutandomi di appellarlo Green Pass con lo smart language dei mercati, la neolingua globalista, il latinorum della mondializzazione, che finisce per legittimare già cose che forse legittimabili non sono. Bene, chi non ha l'infame tessera verde del nuovo partito terapeutico, del partito unico, del grande reset, non può trovarsi in luoghi pubblici a discutere di filosofia neppure. Quando anche si volesse discutere di Platone e Aristotele, non sarebbe consentito. E quindi, come ha suggerito, a mio giudizio, giustamente il filosofo Giorgio Agamben, una delle pochissime voci lucide in questo scenario desolato e desolante, nel quale non si sono distinti i giuristi e non si sono distinti nemmeno i filosofi, Giorgio Agamben è stata ed è una delle poche voci lucide, ha detto Giorgio Agamben che dobbiamo creare una società nella società. Una società di donne e uomini liberi che continuino a vivere secondo la dignità del vivere che è sospesa da 2 anni e che a partire da queste unioni di donne e uomini liberi ricreino una nuova società senza cedere alla nuova narrazione, senza cedere a quello che io nel mio libro chiamo il Leviatano tecnosanitario. Questa nuova variante, direbbero i virologi forse, questa variante del capitalismo o del neoliberismo che dir si voglia, siamo nel bel mezzo di una ristrutturazione autoritaria del modo della produzione. Se volessimo esprimerci con il vecchio linguaggio di Marx, se vogliamo dirla più semplicemente, siamo nel cuore di una svolta autoritaria che non investe un unico paese, l'Italia, o un gruppo circoscritto di paesi, ma che investe invece l'intero mondo capitalistico. Da Roma a Sydney, da Berlino a New York, da Parigi a Los Angeles. L'intero mondo capitalistico viene investito da questa svolta autoritaria. E allora io, per introdurre i temi, costruirò la mia relazione in due blocchi. La prima parte sarà un tentativo analitico, sarà per rimanere al lessico medico che ormai è divenuto, vuol dire, il vocabolario imperante, egemonico. La prima parte sarà la diagnosi. E la seconda parte sarà un tentativo di terapia. Quindi la prima parte sarà il tentativo di descrivere che cosa stiamo vivendo, la seconda parte sarà il tentativo di descrivere come liberarci da ciò che stiamo vivendo. O per dirla in termini platonici, la prima parte sarà un affresco il più preciso possibile della caverna nella quale siamo imprigionati, la seconda parte sarà il tentativo di delineare una pista di fuga dalla caverna. Allora, parto da quella che è in realtà la domanda fondamentale che la filosofia politica da sempre pone e che non possiamo eludere nemmeno oggi. Perché gli uomini amano le proprie catene? Perché gli uomini, anziché battersi in nome della propria emancipazione, sono disposti ad amare le proprie catene e financo a morire in loro difesa? Questa è la domanda fondamentale dell'intera filosofia politica, da Platone, Mito della caverna, libro settimo della Repubblica, fino a Spinoza, Trattato teologico politico. Gli uomini lottano per la loro servitù come se fosse la loro libertà. Fino alla pellicola Matrix, per venire a cose anche meno tecniche, meno filosofiche, la pellicola Matrix è il tentativo esattamente di mostrare lo scenario per cui gli uomini preferiscono le tenebre alla luce, direbbero i testi sacri, la caverna al sole, o appunto la schiavitù alla libertà. Platone lo spiega, come sapete, con una narrazione molto articolata che può assumersi come mito assoluto, come metafora assoluta della filosofia. Gli schiavi della caverna, gli internati dell'antro caliginoso, non sanno di essere in una caverna. E quando qualcuno prova a spiegare loro che sono in una caverna e che fuori da quella caverna si danno libertà, verità e giustizia, non solo non accettano questa narrazione, prima ridono, magari dicendo complottista si aggiungerebbe oggi nella narrazione platonica chi parla di una realtà più vera, di una libertà più autentica, e poi sono disposti anche ad aggredire
il liberatore, lo sventurato liberatore, magari anche mettendo la morte. Platone sta alludendo alla vicenda biografica del maestro Socrate, ucciso con la cicuta dalla democratica Atene. Noi, in un contesto mutato ovviamente rispetto a quello platonico, possiamo dire forse che dopo quello che è accaduto ieri a Rotterdam, con la polizia che ha sparato sui manifestanti che si opponevano alle norme stringenti del Leviatano tecnosanitario, siamo passati platonicamente dalla fase 1 della risata euforica di scherno alla fase 2, quella dell'aggressione a quanti non si pieghino alla permanenza coatta nella caverna. Questo è lo scenario nel quale ci troviamo in questa fase, una violenza repressiva rivolta a quelli che non accettano di permanere nell'antro. Che sia quello che è accaduto ieri a Rotterdam o che sia quello che è accaduto a Trieste il 18 ottobre 2021, assistiamo alla violenza che si scarica sui liberatori o comunque su quelli che non si piegano. Ecco, voglio partire allora per introdurre l'argomento da una vicenda che affronterò in chiave non medico-scientifica. Nei miei argomenti e nel mio libro in generale non vi è nulla di medico-scientifico, io mi occupo di altro, di filosofia e di filosofia della politica e di storia della filosofia e non trascendo il mio ambito disciplinare. Ritengo però fermissimamente, quello sì, che affrontare la questione oggi con il solo impianto categoriale medico-scientifico sia limitante e non ci permetta di capire ciò che sta accadendo. Perché ciò che sta accadendo non è semplicemente un'emergenza sanitaria, ma sono anche e soprattutto, come cercherò di adombrare, i laboratori di produzione di nuovi assetti sociali, politici ed economici, che si giustificano e si nascondono forse anche dietro un lessico medico-scientifico che usa l'emergenza come metodo di ristrutturazione della politica, della società e dell'economia, ma che non possono essere inquadrati soltanto con il lessico medico-scientifico e con le categorie annesse. Allora, noi sappiamo che il virus del vaiolo afflisse l'umanità all'incirca per 1800 anni, dal 165 d.C., l'anno della cosiddetta peste antonina, che è stata identificata in maniera generale con la prima pandemia di vaiolo, fino al 1979. L'anno di estinzione del virus. Bene, 1800 anni di virus, 1800 anni di storia. In questi 1800 anni non abbiamo registrato un lockdown millenario, non abbiamo registrato l'alternarsi perpetuo di fase 1 e fase 2, secondo il motto del rocchetto a cui siamo ormai abituati. Non abbiamo assistito al congelamento autoritario delle relazioni sociali, anzi, a volo d'aquila possiamo dire che abbiamo registrato, al contrario, al Sacro Romano Impero, alla scoperta delle Americhe, al Rinascimento e alla Rivoluzione Francese, alla Rivoluzione Scientifica e financo alle missioni nello spazio. Il vaiolo, peraltro, lo sappiamo, era decisamente più letale del nemico invisibile odierno. Era decisamente più letale. Si calcola che nel XVIII secolo raggiunse una letalità di circa il 30% e portò alla morte, sempre in quel secolo, di circa 400.000 europei. Ebbene, la civiltà umana non smise di progredire, non si chiuse in casa, non fece i lockdown, non si condannò all'isolamento domiciliare forzato. Perché questo oggi non sia possibile è un mistero, io credo, solo per quanti permangano in lockdown cognitivo permanente. Per quanti ancora non abbiano capito, cioè, che la questione è innanzitutto politica, sociale ed economica. Ripeto, un mutamento tellurico nelle strutture della società, della politica e dell'economia, che utilizza come ars regendi l'emergenza epidemica, reale finché si vuole, amplificata dal discorso medico-scientifico, prevale sempre a livello di narrazione mediatica, giornalistica, radiofonica, televisiva, la narrazione del worst case scenario, lo scenario del caso peggiore possibile. Vale a dire, si dà voce sempre e solo a chi prospetta la peggiore delle scene possibili. Chiunque faccia valere immagini più sobriamente caute o più sobriamente ottimistiche non ha voce in capitolo. Chi
parlava di stagionalità del nemico invisibile, ad esempio, è stato presto marginalizzato dal dibattito pubblico. Un solo nome, Giulio Tarro in Italia. Chi ha parlato di una possibilità di introdurre forme di cura è stato anch'egli silenziato, marginalizzato, pensionato anzitempo, o ci sono stati anche dei casi inquietanti, naturalmente. Ecco, ha scritto sempre il filosofo Giorgio Agamben, che prima evocavo, lo scriveva, pensate, il 17 marzo 2020, quindi quando tutto stava avendo inizio. Ci sono state in passato epidemie più gravi, ma nessuno aveva mai pensato a dichiarare per questo uno stato di emergenza come quello attuale, che ci impedisce perfino di muoverci. Questo è il punto su cui varrebbe la pena ragionare. E del resto, pensateci, il primo caso storico di epidemia nella quale si isolino i sani e li si trattino a tutti gli effetti come malati. Se noi ragioniamo in termini storici, anche a partire dalla letteratura, disponiamo di molte fonti letterarie che hanno parlato, che hanno raccontato le epidemie, ci accorgiamo che alcuni tratti ritornano invariati. I Promessi Sposi manzoniani ci offrono una galleria di dramatis personae differenti che vediamo tornare anche oggi. Pensate al conte Attilio che, incurante dell'epidemia, vuol continuare a vivere come se nulla fosse, a fare baldoria. Pensate alla figura di Don Ferrante che, non riuscendo a stabilire se la peste fosse sostanza o accidente in termini aristotelici, ne negava l'esistenza, salvo poi ammalarsi e morire di peste. Pensate anche alla famosa caccia all'untore. La parola ritorna anche in questi giorni nel dibattito pubblico. L'untore. C'è sempre un untore, c'è sempre un responsabile a cui bisogna attribuire la colpa del progredire della malattia, del diffondersi dei contagi, e quindi una colpevolizzazione di qualcuno, che sia il non benedetto dal siero, che sia un paese specifico, la Cina, che sia qualcuno che abbia in qualche modo causato tutto questo. Ci sono dei tratti in comune. Tucidide ci restituisce un altro affresco interessantissimo della peste di Atene. Dice subito Tucidide che da principio gli ateniesi pensarono che fossero gli spartani ad avvelenare i loro pozzi per diffondere il morbo. E dice un'altra cosa interessante, tra le tante, con il suo sobrio realismo, Tucidide dice che gli ateniesi smisero di vivere in maniera civile perché pensavano di non avere più il tempo necessario per farlo e quindi abbandonarono ogni usanza civile, ogni costume di civiltà. Ecco, ripeto, alcuni tratti ritornano, c'è però una differenza tra questa emergenza e tutte quelle che abbiamo attraversato nella nostra millenaria storia occidentale. Questa differenza sta nel fatto che per la prima volta oggi sparisce la differenza tra sani e malati. Questa è la differenza vera. Storicamente, in ogni epidemia si identificavano i malati. Li si isolavano, il lazzaretto nasce con questa funzione specifica, di modo che i sani potessero continuare a vivere normalmente. Si produceva cioè in seno alla società una dicotomia tra sani e malati. I malati venivano isolati, anche a forza, ci racconta il Manzoni, nei Promessi Sposi, i sani continuavano a vivere, continuavano a spostarsi, pensate a Renzo, no? Le narrazioni manzoniane di Renzo che si sposta, che va a Bergamo, che va a Gorgonzola, che si sposta senza tregua. Questa è, in sintesi, la prima emergenza in cui sparisce la distinzione tra sani e malati, perché tutti diventano malati. È stata coniata una categoria apposita, che voi non troverete prima del 2020, che è la categoria del malato asintomatico. Categoria che non esisteva prima del 2020, prima i medici parlavano di portatori sani, essendo i portatori sani, coloro i quali, essendo sani, potevano nondimeno veicolare il virus. Dal 2020 fa la sua epifania nel mondo occidentale la figura del malato asintomatico,
che a ben vedere è una figura ossimorica. Perché se sei malato hai dei sintomi, se non hai sintomi, vuol dire che sei sano. Dire malato asintomatico è l'equivalente del dire acqua asciutta, ghiaccio caldo, lancia in belle o tutti gli ossimori che volete coniare voi stessi. Il malato asintomatico, tuttavia, non è solo una variazione linguistica. Implica un preciso riorientamento del modo di intendere e di governare le cose e le persone. Perché se tutti siamo, tutti e ciascuno, omnes et singulatim, potenziali malati asintomatici, vuol dire che nessuno di noi è sano. Vuol dire che tutti siamo potenziali malati e l'insieme dei sani è un insieme vuoto. Ma se tutti siamo potenziali malati, vuol dire che tutti dobbiamo essere trattati come malati. Vuol dire, per dirla con Michel Foucault, che la società è sostituita dalla clinica. C'è un'unica grande clinica nella quale tutti ci troviamo, dovendo rispondere al diktat dei camici bianchi. Ciò che il medico comanda, noi dobbiamo fare, che siano i confinamenti domiciliari, i coprifuoco o altre misure che, se interrogate criticamente, molto spesso diventano difficilmente risolvibili nella loro reale essenza. Sono natu di natura medico-scientifica o politica-sociale. Il coprifuoco è un caso interessante. È una misura medico-scientifica, è una misura socio-politica. I lockdown stessi sono una misura medico-scientifica, solo medico-scientifica, anche medico-scientifica. Qual è la loro funzione socio-politica? Ecco, questo è un primo punto interessante. La società diventa una società di malati. Questo vuol dire che non ci sono più allora cittadine e cittadini con diritti e doveri, ma ci sono malati asintomatici che debbono essere curati e non possono esimersi dall'essere curati. Da che in gioco non è solo la vita del singolo, ma è la vita di tutti, essendo il nemico invisibile altamente contagioso. E quindi se anche tu non tieni alla tua salute, sei costretto a farlo, da che ne va della salute di tutti. Ecco quindi il discorso continuamente ribadito in forme spesso stucchevoli alla responsabilità, l'esortazione alla responsabilità, al prendersi cura degli altri. E quindi, vedete, sta prendendo forma una diversa società. Il diritto alla salute viene soppiantato dal dovere alla salute. La società è soppiantata dalla clinica. E come il rapporto tra medico e paziente non è notoriamente un rapporto democratico, da che il medico è in possesso di conoscenze che il paziente non ha, il paziente deve obbedire a quelle norme, così la società stessa si ristruttura in forma autoritaria, secondo una duplice tendenza interessante, una di tipo autoritario: c'è chi sa e comanda e chi non sa e obbedisce. La politica stessa evapora, sostituita da un discorso medico-scientifico o apparentemente solo medico-scientifico. Cura Italia era il nome del decreto del 2020. Cura Italia. La politica diventa semplicemente prassi medico-scientifica. Tutto quello che dice il medico deve essere immediatamente mutato in legge. Se il medico ci dice che le manifestazioni di piazza fanno schizzare in alto i contagi, bisogna allora non farle più. Se il medico ci dice che stando rinserrati in casa per 3 mesi si contengono i contagi, allora bisogna fare così. E non conta più nulla che ci sia una Costituzione, dei diritti, delle libertà che andrebbero semmai contemperate con il discorso medico e non annullate sotto il peso di un discorso medico che si erge a discorso unico. Una vera e propria iatrocrazia sta prendendo forma, che è parte anch'essa di una tendenza squisitamente neoliberale, che è la tendenza all'expertise, tecnici ed esperti che espropriano la sovranità popolare e che decidono senza alcun mandato democratico, perché loro sanno e noi non sappiamo. Questa è la dicotomia. Del resto, se non avete una laurea in medicina, non potete pronunciarvi su questioni di vita pubblica in cui ne va in realtà di una competenza medico-scientifica che i più non hanno e quindi i più, essendo estromessi dal discorso medico-scientifico, sono estromessi dalla vita pubblica. Come ti permetti di richiedere la licenza di fare manifestazioni di piazza? Hai una laurea in medicina, sai quanti contagi potrebbero derivarne? Quindi c'è un esproprio di sovranità popolare
popolare, c'è la figura imperante del tecnico, dei comitati tecnici, delle task forces, che hanno due prerogative. In primo, nessuno le ha votate. In secundis, hanno, come dire, un nome, magari esaltante, seducente, i tecnici, gli esperti, i competenti, ma dietro questi nomi si nascondono sempre banchieri, top manager, esponenti della classe dominante neoliberale senza confini. E quindi stiamo assistendo a una riorganizzazione sempre più palesemente autoritaria, fondata su questo discorso che ci trasforma tutti in malati. Non insisto in questa sede sulla valenza che ciò comporta per l'ambito del profitto, perché c'è anche questa componente, ovviamente, apertamente riconosciuta anche dai giornali più di ortodossa fede neoliberale. Ci parlano a tamburo battente dei profitti esorbitanti delle compagnie farmaceutiche, del fatto che non sono no profit, naturalmente, del fatto che hanno delle tassazioni anche molto agevolate in molti casi, e quindi c'è anche una componente di tipo economico in tutto questo, deve essere chiaro. Non voglio dire che ci sia solo una componente di tipo economico, ma che ci sia anche una componente di tipo economico è chiaro. Se tutti siamo malati asintomatici, vuol dire che la società tutta è malata e tutti dobbiamo essere curati senza tregua. Vuoi con le benedizioni di massa, di dose in dose, vuoi con una nuova figura che è quella dell'esigenza di mostrare il proprio essere in salute. Prima del 2020 si dava per scontato che tutti fossimo sani e ci accadesse talvolta di ammalarci, ora siamo invece tutti malati che debbono dimostrare di volta in volta di essere per un breve lasso di tempo sani con il tampone. Per 48 ore o forse 24 se abbasseranno la durata, voi potete dimostrare di essere sani, trascorse quelle ore riprecipitate nel vasto mare dei malati. E alcuni medici ci dicono che anche in quelle 24 ore, in realtà, nonostante il tampone, potresti già incubare il nemico invisibile. Quindi sta prendendo forma, dicevo, una riorganizzazione sociale, politica ed economica. Se dovessi individuare di tutte le categorie che abbiamo sentito ripetere in questi 2 anni, il lockdown, una categoria importantissima, derivata tra l'altro non dall'ambito medico-scientifico, ma dall'ambito carcerario. Voi sapete che la parola lockdown deriva non dal discorso medico-scientifico, ma dall'ambito carcerario e della punizione con reclusione che viene inflitta ai carcerati che hanno osato assumere atteggiamenti poco ortodossi e che perciò stesso sono condannati a perdere il diritto alla mezz'ora d'aria e a rimanere bloccati in cattività in maniera repressiva. Quindi una categoria di chiara impostazione sociale, politica, vorrei dire, più che medico-scientifica, almeno nel nome. Ma accanto a tutte queste categorie che abbiamo visto emergere, la più importante, almeno a mio giudizio, è una duplice categoria. Quello che chiamerò il paradigma biosecuritario e quello che chiamerò invece il distanziamento sociale. Paradigma biosecuritario significa che da 2 anni a questa parte vige una narrazione di questo tipo. Vi è un'emergenza che mette a repentaglio la vita di tutti e di ciascuno, e poiché vi è un'emergenza di questo tipo, tutto diventa lecito pur di garantire la salvezza della vita di tutti e di ciascuno. Non c'è più allora diritto o libertà che non possa essere messo in discussione, se lo si fa in ragione del fatto che bisogna tutelare la vita di tutti e di ciascuno. Il diritto di manifestare, che è un diritto sacrosanto, viene congelato non perché qualcuno voglia fare una svolta autoritaria o comprimere i diritti, semplicemente perché mette a repentaglio la salute di tutti e di ciascuno e quindi non si sta limitando la libertà di manifestare, si sta limitando la libertà di contagiare. Ancora, il fatto che vengano imposte misure come il lockdown, non viene fatto perché qualcuno abbia interesse a rieducare la popolazione a una nuova forma di autoritarismo, per cui al decidere del potere si sta tutti chiusi in casa, non si può accedere nemmeno alle piazze, non viene deciso in nome del fatto che così facendo si
annichiliscono i ceti medi, le classi lavoratrici, si potenziano i signori dell'e-commerce, del big tech, i cui fatturati parlano chiaro, no? Crescenti in maniera esorbitante grazie a questa emergenza, non viene fatto per questo, viene fatto invece per proteggere la vita e la salute di tutti. Analogamente, lo smart working non viene fatto perché conviene a taluni e nuoce ad altri, ma semplicemente perché serve a proteggere la vita di tutti e di ciascuno. Già si parla, notizia di oggi, 20 novembre, già si parla di legare l'idea dello smart working anche a dei buoni sociali. Per chi lavora meglio, ci saranno dei buoni sociali che poi potranno essere persi o accumulati, non lo so come verranno utilizzati, ma già se ne parla pubblicamente come possibilità. Quindi in questo condivido appieno la tesi di Giorgio Agamben, il discorso medico-scientifico può fornire il pretesto ideale per l'introduzione di una società di controllo con annessa limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali. La parola social distance compendia in sé la nuova socialità propria del tempo del Leviatano tecnosanitario, come subito dirò. Paradigma biosecuritario vuol dire in sostanza che tutto è sacrificabile in nome della securitas, della sicurezza della salute. L'uomo occidentale non crede più in nulla, non crede più in Dio, non crede più nell'anima, non crede più nella libertà, non crede più nei diritti, crede unicamente nella salvezza del proprio corpo e in suo nome è disposto a sacrificare tutto. Questo abbiamo capito in questi 2 anni. Perfino la Chiesa Cattolica ha fatto il suo, come dire, il suo scioglimento nella civiltà del Leviatano tecnosanitario, è diventata ancella della religione terapeutica, in nome della salvezza del corpo ha rinunciato alle cure dell'anima. Estreme unzioni che non sono più state praticate, viaggi apostolici annullati e così via. In nome della salus come salute e non più come salvezza, si è rinunziato potenzialmente a tutto. La nuda vita e l'esigenza di proteggerla produce in realtà un impoverimento della vita che viene ridotta a mera sopravvivenza, per così dire, sfrondata da tutte le sue qualificazioni, da tutte le qualificazioni che rendono degna di essere vissuta una vita. L'andare a teatro, vedere i propri cari, avere una vita sociale, tutto questo è stato sfrondato. La vita è stata ridotta alla semplice sopravvivenza biologica, in una perversa separazione del corpo dallo spirito, dell'individuo, dalla società, della mera sopravvivenza, dalle qualificazioni del vivere. E poi, naturalmente, in nome di questo paradigma, ripeto, si è prodotto una spirale potenzialmente senza fine, in grazia della quale non c'è libertà o diritto che non possa essere sacrificato se ciò, ripeto, è funzionale a proteggere la vita. Una sorta di bilancia si è prodotta, una perversa bilancia sui cui piatti c'è da una parte la salute e la sua salvaguardia, la securitas. Io la chiamo il paradigma biosecuritario perché è la biosicurezza, la salute, la sicurezza del bios, e per garantire la biosicurezza bisogna limitare libertà, diritti potenzialmente all'infinito. Per ora siamo giunti alla limitazione del diritto di manifestare, domani, chi lo sa, potrebbero limitare l'inviolabilità del domicilio. Se dovesse servire a sconfiggere il nemico invisibile, allora anche quella norma potrebbe venir meno. E a nulla varrebbe appellarsi alla Costituzione, se si considera che già molti punti della Costituzione sono stati, per usare la formula prima impiegata, sono stati contratti, o anche violentati, per usare una formula forse più diretta ancora. E a questo punto potenzialmente tutti potrebbero essere violentati. Si è prodotta, cioè quella che, variando una formula che usava Carl Schmitt, chiamerò la tirannia dei valori. In questo caso la tirannia dei diritti. Carl Schmitt parlava di tirannia dei valori, noi oggi potremmo parlare di tirannia dei diritti. Un unico diritto e tutti gli altri vengono meno, il diritto alla salute, che ovviamente è un diritto fondamentale, importante, riconosciuto da tutte le principali carte costituzionali, ma che non può essere innalzato a diritto che sta al di sopra di tutti gli altri e che magari all'occorrenza li mette anche a tacere, voi capite.
Certamente vi è l'importanza di riconoscere il diritto alla salute, ma vi è altresì l'importanza di riconoscere, di far valere il diritto al lavoro, il diritto alla vita pubblica, alle pubbliche assemblee e così via. È come se questo diritto alla salute, che diventa un dovere alla salute, si ergesse oggi a unico diritto sul cui altare tutti gli altri debbono sparire, essere messi a tacere. E chi invocasse il diritto al lavoro, il diritto alle manifestazioni di piazza, sarebbe perciò stesso un pericoloso nemico della salute pubblica. Anche questo è interessante. In questa riorganizzazione autoritaria, il dissidente, chi esprime dissenso, e la democrazia, è superfluo ricordarlo, è quella forma di governo in cui anche chi esprime dissenso ha diritto a esistere e a esprimere il proprio dissenso. La democrazia non è solo il governo in cui decide la maggioranza. La democrazia è tante altre cose, tra le quali anche è il governo nel quale le minoranze hanno diritto a esistere senza essere represse. E quindi, quando leggiamo i titoli di giornale, bisogna negare il diritto di manifestare ai non benedetti dal siero, voi capite che c'è un problema di tipo democratico in questo caso, di tipo costituzionale. Perché stiamo andando a schiacciare delle minoranze che siano nel giusto o nello sbagliato, hanno il diritto di esprimere il loro dissenso, come tutte le altre minoranze. Ecco, e questo è un problema fondamentale. Nel mio libro ho enunciato almeno 9 punti della nostra Costituzione che sono già stati messi in congedo. E lo dico ragionando su quello che disse un noto giornalista, il nume liberal Paolo Mieli, sulla 7 il 28 aprile 2020. È ovvio che la Costituzione venga sospesa. Sic. È ovvio che la Costituzione venga sospesa. Ecco, libertà della persona è stata violata. La libertà di circolazione è stata violata. La libertà di riunione o di assemblea è stata violata, la libertà di culto è stata violata, la libertà di espressione del pensiero è stata ampiamente violata, la libertà di insegnamento è stata violata, la libertà di l'iniziativa economica è stata violata, pensate ai lockdown, e poi anche la tutela giurisdizionale, e poi ancora la proprietà privata è stata violata. Perché chi aveva la propria casa in un'altra regione o la seconda casa in un'altra regione non poteva accedere. Ecco, una situazione su cui i giuristi avrebbero dovuto illuminarci forse e sulla quale invece hanno, pur con preziose eccezioni come quella di Sabino Cassese, hanno in qualche modo taciuto. Quare silete iuriste in munere vestro, ha domandato Agamben. Perché tacete giuristi nel vostro campo specifico? Dov'è la vostra voce? Un giurista che si è fatto sentire in senso opposto, tuttavia, è stato il costituzionalista sabaudo Gustavo Zagrebelsky, che in un articolo del 1 maggio sul Fatto Quotidiano ha detto che con l'emergenza vi è stata in un certo senso, parola su parole sue, in un certo senso, una marginalizzazione del Parlamento e un rafforzamento del Presidente del Consiglio. Questo fa parte della crisi come metodo di governo. Però, dice Zagrebelsky, si tratta di poteri tutt'altro che pieni, cito, essendo limitati allo scopo, il contenimento della diffusione del virus. Fuori da questa finalità sarebbero illegittimi. Fine della citazione. Allora, due interrogativi sarebbe interessante sollevare a partire dalle riflessioni di Zagrebelsky. Primo, per combattere la diffusione del virus, lo scopo, come lo chiama lui, no? Combattere la diffusione del virus, è dunque lecito ammettere la possibilità per l'uomo dai poteri forti, pro tempore, di fare qualunque cosa, senza dover rispondere al dettato costituzionale. Se l'obiettivo è sconfiggere il virus, a patto che sia quello l'obiettivo, tutto diventa possibile, ci sta dicendo Zagrebelsky, e quindi eludere anche il dettato costituzionale. Punto secondo, ma cosa accadrebbe se l'emergenza, lungi dal risolversi rapidamente, dovesse durare a lungo o addirittura mutarsi in nuova condizione di normalità? Questa è la domanda. Queste riflessioni di Zagrebelsky erano del maggio 2020. Ora, a quasi 2 anni
di durata dall'emergenza, dobbiamo domandarci seriamente se sia lo stato di emergenza ad aver bisogno delle misure di emergenza o se siano le misure d'emergenza, per converso, ad aver bisogno dello stato di emergenza. Perché voi capite che se passa il pericoloso teorema per cui ciò che nella normalità non si può fare, si può fare se c'è l'emergenza, allora si potrebbe immaginare un potere che volesse usare l'emergenza esattamente per fare ciò che senza l'emergenza non potrebbe fare. Non è da escludere questa ipotesi, credo, quando si ragiona di questi temi. Credo che sia ragionevole porla la domanda, perché, e qui c'è una delle tesi che ho sviluppato nel libro, noi sappiamo, ce l'hanno insegnato Foucault e molti altri autori, che l'emergenza svolge anche una funzione come metodo di governo. Per dirla con una formula, ciò che nella normalità è inaccettabile diventa con l'emergenza ineludibile. Lo ha teorizzato per primo Milton Friedman, nome del pantheon neoliberale, lo ha più recentemente ricordato in una sua lezione alla Lewis University Mario Monti: vi è bisogno di crisi per far fare grandi passi in avanti ai popoli nelle cessioni di sovranità. La crisi svolge appunto una funzione di governo, permette di accettare l'inaccettabile in nome di una crisi, permette di far sì che l'emergenza faccia accettare l'inaccettabile. Il popolo terrorizzato, impaurito, desideroso solo di salvare la propria vita, accetta ciò che senza l'emergenza verosimilmente non accetterebbe. E allora dico ancora una cosa in questo senso. Dobbiamo anche ragionare su questo tema, che solo cito in questo frangente. L'emergenza quanto può durare? No? Un'emergenza temporalmente deve avere, come dire, due estremi più o meno ravvicinati tra loro, se no diventa uno stato d'eccezione permanente. Dopo 2 anni di emergenza, siamo ancora in emergenza o è la nuova normalità? Perché voi capite che se si dice le libertà e i diritti sono sospesi pro tempore, come dice in parte Zagrebelsky, perché c'è un'emergenza, ma verranno restituiti non appena l'emergenza finirà, cosa accade se l'emergenza non finisce? Si cronicizza, direbbero i medici, diventando nuova normalità? Significa che anche le misure di emergenza divengono nuova normalità. Ultima considerazione prima di passare rapidamente alla pars construens, il problema del distanziamento sociale, che è il fulcro della nuova socialità. Intanto si badi al lessico, come lockdown, social distance. Dice qualcosa di più e di diverso del semplice distanziamento fisico che in termini medico-scientifici sarebbe richiesto. Social distance allude a un modello di ingegneria sociale, a un preciso ordine sociale di atomi distanziati fra loro. È la decomposizione della società, è l'esclusione dell'altro dalla nostra vita per decreto, è l'espulsione di ogni spazio pubblico, che sia la piazza o la chiesa. È l'individualizzazione estrema che la società neoliberale produce per decreto. Fin da quando viene al mondo, il capitale ha come fondamento stesso la neutralizzazione di ogni legame solido e solidale, comunitario, tradizionale, religioso, di classe, di modo che sopravviva solo il freddo legame del Dout des, mercatista, la società degli egoismi, dell'insocievole socievolezza. Oggi questo traguardo viene raggiunto tramite il nuovo Leviatano tecnosanitario, tramite la nuova formula dell'Homo homini virus. L'altro è un virus da cui dovete immunizzarvi. E immunizzare significa decostruire la società, la comunità. Communitas e immunitas, ricorda bene Roberto Esposito nel suo pregevole studio Immunitas, procedono in direzioni opposte. Quanta più immunitas devi produrre, tanta più communitas devi costruire. L'immunitas si produce isolando l'individuo, decostruendo i rapporti sociali. Resta solo pensateci, in questi 2 anni l'unico rapporto che non è stato messo in discussione è quello di consumo di merci, possibilmente online. Possibilmente online. A beneficio di qualcuno, evidentemente, e non di altri. Ecco, questo sta avvenendo, il distanziamento sociale che fa sistema con la tecnologia digitale, perché non vietano le assemblee in quanto tali, vietano quelle nella realtà reale e rendono possibili però quelle telematiche.
vi vietano il contatto con l'altro nella realtà reale, ma favoriscono la digitalizzazione e il contatto con l'altro nella realtà digitale. Sta prendendo forma quindi una nuova società di atomi distanziati, di solitudini telematiche che sono astrattamente connesse con ogni realtà e con ogni persona, concretamente isolate nella propria stanza, isolate dalla realtà alla quale accedono solo tramite la mediazione dello schermo e della narrazione di qualcuno e agli altri si rapportano solo telematicamente. Perfino nella scuola è passato questo principio, la distruzione della scuola. Ecco quindi, vengo alla pars construens brevemente. La pars construens si basa su quello che definirò un ottimismo ontologico. Cioè, la realtà non è qualcosa di immodificabile, ma è l'esito inesauribile delle nostre azioni. La mistica neoliberale della necessità, che si raggruma nel teorema di Margaret Thatcher, There is no alternative, è in realtà una prescrizione camuffata per descrizione. Chi dice There is no alternative, proprio come chi dice The end of history, sta in realtà esponendo una prescrizione camuffata come descrizione obiettiva. In realtà chi vi dice There is no alternative non sta descrivendo la realtà così com'è, ma sta trasformando in realtà le proprie aspirazioni. Chi dice che la realtà non ha alternative è perché vuole che la realtà non abbia alternative, proprio come chi dice che la globalizzazione è irreversibile, che la storia è finita, sono, come dire, i desiderata dei gruppi dominanti spacciati per descrizione obiettiva della realtà. Perché una realtà pensata come inemendabile, un mondo pensato come immodificabile, diventano poi realmente tali nella misura in cui noi ci dispensiamo dallo sforzo di trasformarli. È il nostro fatalismo che rende fatale la realtà oggettiva, la quale invece, ripeto, è l'esito inesauribile del nostro fare, del nostro agire. Lo dico con i termini di due spiriti magni della tradizione filosofica occidentale, anzi di tre spiriti magni della tradizione filosofica occidentale. Fichte, il non io è posto dall'io e l'io si pone come determinante il non io, che è il modo con cui Fichte trasforma in ontologia la rivoluzione francese, l'idea di un io che trasforma la realtà. Il non io, il mondo oggettivo, è qualcosa di modificato e posto dall'io, cioè dalla prassi umana. Hegel dice che la sostanza deve essere pensata come soggetto, cioè il mondo oggettivo è in realtà l'obiettivazione dello spirito, è lo spirito che si oggettiva e che sempre di nuovo può trasformare le proprie oggettivazioni. Vengo all'altro caso, quello di Giovanni Gentile, tra l'altro finì tragicamente i suoi giorni non distante da qui a Firenze. Diceva Giovanni Gentile: il mondo sempre è quale noi lo facciamo. Quindi non c'è nulla di immodificabile. Starà nella nostra capacità di resistere, di creare una società nella società, in ogni città, e poi unire queste nuove società in una nuova società da contrapporre a quella che è già franata, che si è già imbarbarita, che si è già disumanizzata, una società che vedete disumanizzata financo nella sua manifestazione senza volto. Quando spariscono i volti è sparita l'umanità. L'uomo è uomo perché ha un volto. Noi possiamo avere relazioni con gli altri perché c'è un volto che ci permette la mediazione. L'uomo senza volto non è più uomo. Il tiranno è senza volto. Gli animali hanno il muso e non il volto, diceva Cicerone, solo l'uomo ha il volto e la nostra humanitas passa esattamente dal volto. Ecco, noi abbiamo il compito, io credo, di resistere all'inautentico, di opporci all'impersonale, di contrapporre al regno dell'omologazione senza volto, dove ci sono solo maschere, non ci sono più volti, dobbiamo riopporre le ragioni dell'umanità e di una vita libera e dignitosa. La paura di morire, che fa parte della vita, non può però prevalere sul desiderio di una vita libera e dignitosa. La paura di morire, che è quella su cui si fonda l'ordine del potere oggi, con la paura di morire si è prodotto un terrifico leviatano con la spada sguainata che ci domina e ci umilia quotidianamente. La paura di morire, legittima, direi quasi inevitabile, non può però prevalere
sul desiderio di una vita libera e dignitosa. La storia del nostro Occidente ci insegna, dai greci al cristianesimo fino a tempi recenti, che la vita vale la pena di essere vissuta se è una vita libera. La contrapposizione non è tra vita e libertà, ma tra una vita libera, l'unica che sia degna di essere vissuta, e una vita morta, passatemi l'ossimoro, una vita non libera, che non è degna di essere vissuta. L'Occidente ci insegna che vi sono casi estremi in cui per difendere la vita, cioè la vita libera, bisogna essere disposti anche a morire. Se non c'è nulla per cui morire, non c'è in realtà nulla per cui vivere. La vita non è semplice sopravvivenza. In questi 2 anni abbiamo compreso che molti intendono e praticano la vita come semplice sopravvivenza, in ciò essendo divenuti indistinguibili dal virus che combattono. Il virus è la forma di vita più bassa, è una vita che non è vita, è uno zombie il virus, e mira soltanto a replicarsi, a sopravvivere. La vita di molti di noi è divenuto esattamente questo. Ma la vita non è solo questo. La vita fa parte nel suo intreccio indissolubile della morte, proprio come la morte fa parte della vita. Sono in un rapporto dialettico ineludibile. La vita ha un senso perché siamo mortali, perché possiamo dare un senso a quel segmento limitato di spazio e di tempo che abitiamo, progettandoci, cioè proiettandoci sempre oltre. Progetto, Entwurf in tedesco, essere gettati avanti, trascendere il proprio presente, progettandosi nell'avvenire. E sapendo che abbiamo un tempo limitato per farlo. Nei poemi omerici, gli dèi sono invidiosi dei mortali proprio in ragione del fatto che i mortali hanno un tempo finito. La vita ha senso nella misura in cui è finita. Senza questa finitudine, la vita non ha più senso. La vita ha senso perché c'è la morte, potremmo dire. Essere per la morte, diceva Martin Heidegger, noi siamo gli enti che sanno che dovranno morire e che proprio per questo, anticipando la propria morte come possibilità più estrema e più autentica, la morte oggi viene in tutti i modi scongiurata dalla civiltà merciforme. Ma la morte è quello che dà un senso unico e irripetibile alla nostra vita. Nella società dei mercati non c'è più la morte, si muore, no? Si trasforma il morire, che è il gesto più personale, il gesto più, come dire, più autentico, che ci appartiene, in qualcosa di, come dire, di impersonale, si muore. E la società dei mercati aspira a rimuovere la morte, che è interruzione definitiva e inappellabile dei consumi, e quindi è qualcosa di inaccettabile per la civiltà merciforme. Invece noi sappiamo che una vita senza la possibilità di morire non è più vita. L'idea di una protezione totale è contraddittoria sia sul piano ontologico, sia sul piano politico. Sul piano politico, perché l'idea di un potere che debba proteggere in maniera totale la nostra vita si trasforma necessariamente poi in un potere che protegge in maniera totalitaria la nostra vita, con forme di controllo onnipresente, onnipervasivo, che sia l'infame tessera verde o le app di tracciamento, che siano i crediti sociali o altre diavolerie che probabilmente verranno introdotte. Sul piano ontologico, la protezione totale della vita nega la vita stessa, perché la nostra vita è esposta alla morte, il vivere che è un correre alla morte, diceva il poeta. Io nel libro ho citato un episodio, purtroppo con epilogo tragico, di un nonno che a Savona, per via dei lockdown, non potendo più vedere il proprio nipote, condannato ai lockdown, si tolse la vita. Quindi vedete che l'idea di una protezione totale della vita, ridotta a mera sopravvivenza, non salva la vita, ma la annulla. Sarebbe interessante sentire la troppo poco ascoltata voce degli psicologi che in questi 2 anni ci hanno segnalato una tendenza preoccupante nei disagi, nei suicidi financo delle nuove generazioni, perché la vita, ripeto, non è semplice sopravvivenza. La vita sfugge alla semplice sopravvivenza. La vita è il come del nostro vivere. E quindi io credo che in nome di questo occorra mobilitare forze di unione. La vita vive nella misura in cui la viviamo dignitosamente. La paura di morire non ci impedisce di morire, ma ci impedisce di vivere. O, come amo ripetere, molti, per paura di morire da vivi, hanno scelto di vivere da morti. Noi dobbiamo invece rivendicare la vita in tutta la sua pienezza. Vivere significa anche correre dei pericoli, rischiare.
Per chi fa cose belle è bello soffrire, qualsiasi cosa gli tocchi. Platone, Fedro, questo è il punto fondamentale. La vita non si lascia ridurre a sopravvivenza. Per questo io credo che sia così importante, e concludo, creare forme di resistenza unendo tra donne e uomini che ancora non si siano piegati a questo nichilismo. Il nichilismo è la perdita di ogni valore, è la sopravvivenza della semplice vita, senza fine, senza scopo, senza ideali. Questo sta avvenendo. Ma noi sappiamo, Hegel docet, che chi rinuncia alla libertà per fare servo, salva la vita, si chiama servo, servatus, colui che si è conservato, a che prezzo? Rinunciando alla libertà. Noi invece sappiamo che ci sono casi in cui bisogna dare la vita per difendere la vita libera. Ecco, e questo è il punto. Questa ormai è la dicotomia. Questa è la dicotomia. La lotta che si fa oggi contro i non benedetti non è una lotta medico-scientifica, sia chiaro. È una lotta che si conduce contro una parte della popolazione che in qualche modo resiste al potere. E che resiste, badate, non perché, a mio giudizio, ha dei dubbi sulla benedizione, ma perché resiste a una coazione insopportabile. Insopportabile in uno Stato libero e democratico. Molti non si piegano alla vigliacca formula della tessera verde, alle vigliacche formule che stiamo sperimentando sulla nostra carne viva da 2 anni. Questo è il punto. Per questo il potere, il Leviatano tecnosanitario, ci odia. Non per ragioni medico-scientifiche, sia chiaro, per ragioni politiche e sociali, perché siamo coloro i quali, e chiudo con questa citazione, non si piegano. Nel tempo della resilienza, concetto caro al padronato, che sia Mario Draghi o Klaus Schwab, la parola chiave del grande reset è la resilienza, c'è chi invece resiste. Il resiliente subisce e sopporta, come Paperino nei cartoni animati, il resistente, come Antigone, dice di no, si oppone, non si piega. E allora diceva Ignazio Silone, con il quale chiudo, si può vivere anche in paese di dittatura ed essere libero, a una semplice condizione. Basta lottare contro la dittatura. L'uomo che pensa con la propria testa e conserva il suo cuore incorrotto è libero. L'uomo che lotta per ciò che gli ritiene giusto è libero. Per contro, si può vivere nel paese più democratico della terra, ma se si è interiormente pigri, ottusi, servili, non si è liberi. Malgrado l'assenza di ogni coercizione violenta, si è schiavi. Questo è il male. Non bisogna implorare la propria libertà dagli altri. La libertà bisogna prendersela, ognuno la porzione che può. Grazie.